C'è, ma alcuni l'hanno lasciato prima. Un po' arretrato, ma partecipa al lancio. Robinal si apre di galoppo alla chiusura delle ali. Raffica Holz, che aveva provato partenza volante. Lo scatto in avanti di Rughi delle Selve, che rimonta anche Ramon Cocisse. Va facile al comando. Di fuori subito dalla seconda fila Roby di Moranda, mentre cerca di parcheggiare Rinalda. Il lancio in 14,1. Roby di Moranda si mette secondo, problemi invece ad affrontare la curva per Ramon Cocis, in sediola il quale Gianvitino D'Ambruoso cerca di usare mani dolci, la curva in qualche maniera lo fa, la fa perdendo però posizioni. 29,8 la frazione, si passa davanti alle tribune col gruppo sgranato alle spalle dei primi, Rughi delle Selve in chiaro vantaggio, Roby di Moranda in seconda posizione, poi la terza se la prende Runaway Nando, che perfeziona il sorpasso di Rinalda. Viene di fuori Rier in 600 in 46,1, col gruppo che adesso si ricompatta, ma il primo se ne sta andando. Intanto c'è stato l'errore di Roby di Moranda e guadagna molto margine Rughi delle Selve. Galoppa nella sua scia anche Runaway Nando, che andava all'inseguimento. 31 la frazione, gruppo spaccato, sbagliano tutti, c'era anche l'avanzata di risposta F, intanto si isola dopo il chilometro in 17,1, al comando Rughi delle Selve, nelle retrovie ha sbagliato anche Robinal. Siamo all'ultima curva, almeno per quello che riguarda il netto leader, Rughi delle Selve a una 30 metri a lottare gli altri, si è un po' ripresa Rinalda, ma il gruppo è ancora compatto, cerca di inserirsi anche risposta F, ma i distacchi sono larghissimi, tanto che l'ingresso addirittura arrivo dopo la curva in 14,2 e il quarto in 31,6. Rughi delle Selve arriva da cavallo davvero nettamente migliore della compagnia, 100 metri di vantaggio, seguiamo la lotta per il comando, un po' in crisi risposta F, nel finale l'avanzata esterna del numero 8, Giorgino Cassani con raffinata bigi, poi il galoppo drammatico di Runaway Nando che tornava e che butta un terzo acquisito, c'è lotta fra Ramon Cocis e risposta F, poi c'è anche Runa Horse, ma dovrebbe essere fuori dal marcatore del trio. 16,8 il ragguaglio del vincitore chilometro, diventa 16,4 in questo momento l'aggiornamento, 30,5 ancora il team Lorenzo Baldi, Roberto Andreghetti, quest'ultimo da catch per il training della Pradona, il trainer della Pradona.